avvicinare molto. Buonasera, grazie di essere venuti. Io, come vedete, non ho un cartellino che mi identifichi, ma provvedo da solo perché sono il direttore della rivista Schede Umanistiche e appunto per questo devo giustificare la mia presenza qui questa sera. Schede Umanistiche, infatti, è una rivista che si occupa di umanesimo. Ma abbiamo inteso questa idea di umanesimo nel modo più estensivo e largo possibile, soprattutto fin dalla nostra nascita, che è avvenuta esattamente 30 anni fa come rivista, abbiamo pensato appunto di allargare il più possibile questo frontiera, sia all'indietro sia in avanti. E per allargarla in avanti ancora meglio, abbiamo pensato, dopo 10 anni che ci occupavamo solamente di umanesimo, di dare vita ad un supplemento di questa rivista. Questa rivista, appunto Schede Umanistiche, ha cominciato ad avere dal 1998 un supplemento che si chiama Antichi e Moderni, cioè un supplemento che si occupasse di tutto ciò che cade al di fuori delle cronologie usuali dell'umanesimo, ma invece si occupa di tutto ciò che ha a che fare con chi si interroga e chi interroga i classici e il passato. Questo supplemento Antichi e Moderni, così si chiama, cominciato nel 1998 sotto il segno di Leopardi, ed è, credo, un buon viatico, è poi proseguito negli anni ed è arrivato l'anno scorso, nel 2017, a dare vita ad un'idea che ci è venuta, cioè quella di occuparci delle carte, chiamiamole così, di un grande intellettuale, Olindo Guerrini. Queste carte, messe generosamente a disposizione dalle eredi dello scrittore, ha portato alla nascita di un laboratorio Guerrini in seno al Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna, e questo laboratorio ha prodotto finora 2 numeri di Antichi e Moderni, il primo dei quali, uscito nel 2017, che abbiamo presentato a settembre dell'anno scorso a casa di Olindo, cioè alla Biblioteca Universitaria di Bologna, e questo, secondo, del 2018, che presentiamo qui stasera all'Archiginnasio. Ed è, credo, per una felice coincidenza che a presentare il volume Fra le carte di Olindo Guerrini, un romagnolo attivo nel campo della letteratura e della scienza delle biblioteche a Bologna, abbiamo 2 romagnoli, il critico letterario e storico della letteratura Marco Antonio Bazzocchi e il bibliotecario, io lo chiamo soltanto così, Pierangelo Bellettini, al quale cedo la parola. Grazie. Grazie Leonardo. Prima discutevo con Leonardo Quarelli di Antichi e Moderni, erano discorsi da bibliotecario, da catalogatore. Ho detto: complicate la vita ai poveri catalogatori con questi 2 volumi che fanno parte di questo supplemento del periodico Schede Umanistiche, che noi bibliotecari questo supplemento lo chiamiamo volgarmente collana. Infatti via va sotto collana Antichi e Moderni, e sono questo che presentiamo è il 2° volume. Entrambi i volumi sono stati curati da Elisa Curti. Il 1° volume, diceva Leonardo, è già stato presentato l'anno scorso ed era il supplemento 2017, immagino, di Schede Umanistiche. Questo è il supplemento del 2018, è il 2° volume e contiene 12 saggi di 11 autori più 2 recensioni. Naturalmente voi non vi aspettate da me, perché non ne avrei la capacità e sarebbe troppo pesante anche per voi, che io entri nel dettaglio di ognuno di questi 12 saggi, ma almeno i nomi degli autori ve li voglio citare, perché sono persone di chiarissima fama, e questo negli studi di italianistica, e sono una, diciamo, una sicurezza della serietà di questa pubblicazione. Sono in ordine alfabetico: Luisa Avellini, Andrea Battistini, Rosaria Campioni, Elide Casali, Elisa Curti, che è la curatrice di questo ma anche del 1° volume, Lara Michelacci, Giacomo Nerozzi, Mauro Novelli, Leonardo Quacquarelli, che compare con 2 contributi distinti, Riccardo Salamone, che è autore anche dell'utilissimo
indice dei nomi finale, che è un unico indice sia per il primo sia per il secondo volume, e Saverio Vita. Negli ultimi anni è stato sorprendente il fiorire di pubblicazioni su Olindo Guerrini, c'è chi ha parlato di una primavera stecchettiana, e questo rilancio, proprio in concomitanza con il centenario della morte, perché Olindo Guerrini è morto nel 1916, quindi nel 2016 ricorreva il centenario, è dovuto in grandissima parte al fatto che ora sono disponibili per gli studiosi le carte personali di Olindo Guerrini, grazie, come diceva Leonardo Cocrelli, alle eredi della famiglia Guerrini, che anch'io voglio ringraziare a nome di tutti gli studiosi, che sono Liliana e Paola Foresti Forti, che, mettendo a disposizione questo tesoro documentario, hanno permesso di approfondire la figura di Olindo Guerrini, ma anche di ripensare storicamente tutta un'epoca molto interessante della nostra storia letteraria, e in particolare della storia della nostra città fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Ecco, per cercare di essere meno noioso mi faccio accompagnare da alcune fotografie. Questo è un ritratto di Olindo Guerrini in età giovanile, probabilmente siamo all'inizio degli anni Ottanta, lui era nato nel 45, quindi avrà avuto 30-35 anni, ed è un personaggio che fin dalla giovinezza, subito sopra i 30 anni, diventa famosissimo, anzi direi quasi famigerato, nella nostra città, ma a livello nazionale, perché pubblica nel 1877 il famoso canzoniere Postuma di Lorenzo Stecchetti, che nella collana Elzeviriana di Nicola Zanichelli. È un momento molto importante per noi di Bologna e per la storia dell'editoria in senso lato, perché fra giugno e luglio del 1877 escono sempre nella stessa collana, la collana Elzeviriana, sia i Postuma di Lorenzo Stecchetti alias Olindo Guerrini, sia le Odi Barbare di Carducci. Fra i due casi editoriali, quello che però ebbe il maggior successo commerciale fu Postuma di Olindo Guerrini, che ebbe subito nell'immediato, in pochi mesi, varie ristampe, varie edizioni. Quindi lui diventa subito famoso nel 77, aveva 31-32 anni. L'anno prima, nel 1876, nel gennaio del 1876, ormai più che trentenne, Olindo Guerrini era entrato come volontario gratuito, c'era questa figura particolare in quel momento nelle biblioteche governative, uno poteva entrare come volontario gratuito, prestare gratuitamente il proprio servizio all'interno di una biblioteca, naturalmente aspirando prima o poi che in una assunzione, che il suo ruolo venisse riconosciuto con anche uno stipendio. Quindi lui fin dal gennaio del 76 entra, e questa pubblicazione postuma, che dell'anno dopo, nel 77, è una pubblicazione che egli realizza con Zanichelli proprio con l'intenzione, cedendo i diritti d'autore di questa pubblicazione a Zanichelli, con l'intenzione di ottenere da Zanichelli la stampa di un'opera di carattere bibliografico erudito, La vita e le opere di Giulio Cesare Croce, dalla quale lui si riprometteva di poter avviare la propria carriera bibliotecaria. Questa opera su Giulio Cesare Croce è in effetti del 1879. Olindo Guerrini ha questa passione, era laureato in giurisprudenza, ma lui subito capisce che la sua è una passione bibliotecaria, nel senso erudita del termine, nel senso di andare a caccia nei depositi delle antiche biblioteche di inediti della nostra letteratura che permettessero di aggiungere elementi nuovi alla nostra storia letteraria. E in uno dei suoi testi lui ironizza anche su questa cosa. Vi leggo quello che lui dice. Ogni uomo a questo mondo ha il suo dada, il suo cavalluccio, cioè la sua passione. Ora il mio dada sono le biblioteche, e non me ne vergogno davvero,
Sono stato un pezzo in bilico se dovessi ammattire per le biblioteche o per il gioco del 3-7, e alla fine mi sono deciso per le biblioteche. Il 3-7 mi avrebbe dato minori disillusioni, ma la pazzia che ho scelto mi porge almeno il destro di scrivere di biblioteche, di scrivere di biblioteche qua e là, il che lusinga molto l'amor proprio del mio portinaio che non sa leggere. E cioè, quindi ha questa passione fin dall'età giovanile per il mondo delle biblioteche, e lui nel mondo delle biblioteche ha subito un atteggiamento anche battagliero, interviene per in difesa dell'istituto bibliotecario. Già nella prefazione all'opera che vi citavo prima, quella dedicata a Giulio Cesare Croce, lui criticava la disonesta povertà delle biblioteche italiane, che non avevano i soldi per acquistare le novità librarie. Sono questi gli anni fra il 76 e l'85, anni che sono stati molto lucidamente, meticolosamente ricostruiti dall'amico Leonardo Quacquarelli, in cui lui si dà molto, oggettivamente si dà molto da fare per regolarizzare la sua posizione, cosa che era tutt'altro che facile. Mette in moto tutte le sue amicizie, essendo legato alla massoneria ravennate, ha modo di prendere contatti con i deputati e i senatori romagnoli di quella che erano a Roma, quindi con Gioacchino Rasponi, con Luigi Farini, poi mette in mezzo anche Carducci, devo dire che tormenta un po' tutti per cercare di tranquillizzare la propria posizione economica, perché era già sposato e aveva già dei figli. Lui comunque nel 1885 diventa direttore della biblioteca universitaria, di cui era stato già direttore reggente fra l'82 e l'83, quindi una carriera molto veloce, cioè entra come volontario gratuito nel 76, nel giro di 10 anni, grazie alla sua bravura, ma grazie anche, diciamo, alle insistenze, agli appoggi, a quello che riesce a fare per portare avanti la propria posizione, riesce ad arrivare ad un ruolo di direttore della biblioteca universitaria. Naturalmente è un direttore sui generis, perché non è solo un erudito, è soprattutto un poeta famosissimo, anzi direi appunto famigerato, per quello che rappresentava, per le pubblicazioni che aveva fatto. Era addirittura divenne soggetto di cartoline postali, ci sono delle cartoline postali a Bologna alla fine del Novecento che riportano la sua effigie, un personaggio spesso sopra le righe e sempre schierato nelle battaglie, nelle polemiche culturali e politiche di quegli anni. Vi cito, proprio per indicare come è un personaggio sui generis, è un bibliotecario diverso da quelli a cui voi siete abituati, alcune delle espressioni che gli 11 autori hanno usato nel volume che qui presentiamo parlando di Olindo Guerrini. Lo definiscono come poeta ribelle e satirico, poeta senza museruola, poeta pornografo, sovrano della comicità in versi, letterato dall'umore imprevedibile ed edito alla burla goliardica e all'invettiva aggressiva, con uno stile faunesco, spesso osceno, dedito al gioco goliardico, pieno di riferimenti osceni e propenso alla letteratura cochon, ma soprattutto fieramente anticlericale e spesso antigovernativo, quello che noi a Bologna oggi chiameremo un personaggio, con una buona dose anche di autoironia che spesso lo porta, visto che lui ha una passione per la fotografia, a realizzare dei ritratti fotografici in travestì, come questo. Vedete, qui si raffigura come un poeta laureato, come fosse, naturalmente era destinato agli amici, non era destinato alla stampa, però queste stesse fotografie poi evidentemente a sua conoscenza vengono poi utilizzate in testi dedicati a lui, lui vivente, quindi è uno che scherza, un personaggio divertente. Qui è come Ludovico Ariosto, qui è molto più triste, quindi è Torquato Tasso, ecco.
Qui invece sì, naturalmente lui ha sempre questa vena anticlericale contro i cattolici e le beghine, e quindi qui l'abbiamo in un momento di estasi, qui l'abbiamo invece in un momento di contrizione. C'è un personaggio, cioè, non banale, diciamo così, non banale. E naturalmente è un però lui, oltre ad essere questo personaggio così presente nella vita pubblica, era anche consigliere comunale qui a Bologna, oltre ad esserlo a Ravenna, era anche direttore della biblioteca universitaria. E naturalmente, quindi, ed è questo che mi colpiva, no? Era questo che mi interessava, come se l'è cavata come direttore della biblioteca universitaria. Lui diventa direttore fra l'85 e l'86, nel novembre 1886, esce sul Resto del Carlino un breve articolo intitolato Giuste lagnanze, in cui veniva denunciato che il personale addetto alla distribuzione non è stato sempre alla portata dell'ufficio che è chiamato a disimpegnare, cioè non c'era, era sparito i distributori. Tale inconveniente si è in questo anno, proprio quell'anno lì, aggravato dal fatto che alcuni impiegati non sanno rispondere alle domande loro dirette e dicono che un'opera conosciutissima, di cui ci sono decine di edizioni, non esiste in biblioteca, portando anche a volte un'opera per un'altra. Cioè, quindi, naturalmente Olindo Guerrini risponde subito con la sua penna coloritissima, risponde in un modo in cui nessun direttore oggi risponderebbe ad un attacco del genere. Dice, prima di tutto, in modo battagliero, dato e non concesso che i distributori non fossero alla portata dell'ufficio, cioè facciamo finta che sia vero, ma non ci credo, sarei riconoscente al direttore del Resto del Carlino e al reclamante se mi insegnassero come diavolo potrei fare a trasformarli questi distributori. Non li scelgo io e non li nomino io i distributori. E cioè lui, insomma, fa una distinzione fra le sue responsabilità e quelle della macchina governativa, cosa che adesso non si potrebbe fare, perché un direttore deve rispondere della macchina in cui lavora. È anche interessante, ma è tutto uno studio che bisognerà poi fare più avanti, e se ci sono poi i documenti che permettono di studiare questa cosa, i suoi rapporti con l'altro bibliotecario che c'era in quel momento in città, Luigi Frati, che era il vecchio bibliotecario, aveva 30 anni più di Olindo Guerrini, che era bibliotecario qui all'Archiginnasio. C'è da dire che nel 1885, quando vi fu una polemica di giovani ricercatori, giovani studiosi che avevano polemizzato col direttore dell'Archiginnasio perché non lasciava accedere nella sala dei bolognesi, lui aveva firmato una lettera di protesta contro Luigi Frati insieme a Corrado Ricci, a Carlo Malagolo, Umberto Dallari, tutti gli studiosi giovani più importanti di quel periodo a Bologna. Comunque nel 1889, quando Luigi Frati pubblica le opere della bibliografia bolognese, Luigi Frati ha delle parole lusinghiere nei confronti del giovane collega della biblioteca universitaria, elencando gli opuscoli di Giulio Cesare Croce nella sezione della poesia dialettale, della poesia popolare, cita con grandi elogi la bibliografia crocesca di Olindo Guerrini, e anzi dice il chiarissimo cavaliere Olindo Guerrini nella dotta sua monografia, con l'accuratissimo elenco dei componimenti e anche notizie non poche su questi componimenti, cioè conoscendo questo Luigi Frati, che era un grandissimo bibliotecario ma che aveva un pessimo carattere, un carattere collerico molto aspro, è una cosa veramente eccezionale questa serie di elogi nei confronti di Olindo Guerrini, che si spiegano secondo me con la faccenda che in quel momento, nel 1889, suo figlio Lodovico lavorava alla biblioteca universitaria e quindi dipendeva da Olindo Guerrini, quindi c'era un attimo di politica per Luigi Frati che
cerca di far fare carriera al figlio Lodovico, naturalmente ricorrendo a anche delle raccomandazioni a Giosuè Carducci. Giosuè Carducci era il poeta più importante dell'Italia Unita, aveva molto ascolto a Roma negli ambienti ministeriali, e quindi Luigi Frati nel 1895 scrive una lettera a Carducci molto eloquente su questa cosa. Nel 1895 dice, gli si davano del tu. Carducci aveva 20 anni in meno di Luigi Frati. Luigi Frati è del 15, Carducci è del 35, Olindo Guarini è del 45. Quindi Carducci ha 20 anni in meno di Luigi Frati, ma ne ha 10 in più di Olindo Guarini. E però si davano del tu perché si erano conosciuti negli anni 60, quando Giosuè Carducci aveva preso il posto di Luigi Frati come segretario della Deputazione di Storia Patria. E quindi Luigi Frati si rivolge con il tu. Tu conosci da chi segnatamente dipenda il buon andamento della biblioteca universitaria, e comprendi facilmente che senza l'opera e i servigi di Lodovico e dell'ottimo Bacchi della Lega, quell'istituto andrebbe alla carlona. Procura tu, dunque, ad entrambi quell'atto di giustizia che avrebbe dovuto già procacciare loro il proprio direttore, facendo promuovere per merito sia Lodovico sia Alberto Bacchi della Lega, che avevano lavorato assieme qualche anno prima, nell'89, per pubblicare il catalogo degli incunaboli della biblioteca universitaria di Andrea Caronti. Vi faccio vedere altre foto. Ecco, questa, qui siamo in quegli anni lì, questa è una foto del nostro direttore Olindo Guarini seduto alla scrivania nell'aula magna della biblioteca universitaria. Voi notate che vicino alla bicicletta ha in mano la pipa, lui fumava in continuazione, ha sul tavolo pieno di libri antichi anche un boccale di birra. È una foto famosa. Una foto famosa alla quale viene datata 1887, ma è un errore, questa credo sia una foto del 1897, perché il quadro che si ispira a questa foto, che è un quadro bellissimo di Raffaele Fagioli, è un quadro del 1898 che ebbe una menzione particolare in un'esposizione d'arte a Milano, che fu visitata anche dal re, e secondo gli aneddoti del tempo il re, passando di fronte a questo quadro, disse: ecco qui un tipo che se ne impippa bravamente, nel senso che ha un tono talmente canzonatorio, talmente bonario. Comunque era un tipo evidentemente col quale doveva essere piacevole lavorare. Era e infatti chi ha lavorato con lui, tipo Alberto Bacchi della Lega, ricordava nei suoi aneddoti biografici il mite governo del Guerrini, che fu con tutti noi il migliore dei superiori. Dice che il servizio pubblico corresse normale, che al suo orecchio non arrivassero lagnanze dei lettori, egli non cercava di più, che corresse tutto liscio, e i suoi colleghi gli dedicano nel trentennale, nel 1906, lui festeggia i suoi 30 anni di biblioteca universitaria, perché era entrato nel 1876 come volontario gratuito. E c'è quindi questa bella caricatura, questa immagine di Nasica di Augusto Maiani, è il trionfo del bibliotecario, che invece di essere portato in trionfo su un carro, viene portato in trionfo su un carrello dei libri, carrello che viene spinto dagli 11 colleghi e inservienti della biblioteca universitaria. Questo qui che vi segnalo io è Lodovico Frati, il figlio, che era il vice bibliotecario, che era il figlio di quel Luigi Frati e poi fratello di quell'altro Frati, Carlo Frati, che diventò direttore della biblioteca universitaria nel 1921. Quindi qui si riconoscono Alberto Bacchi della Lega, non c'è Corrado Ricci, perché Corrado Ricci aveva già iniziato una sua carriera di grande profilo come nel campo delle belle arti.
questo mondo così bonario, questa bella armonia viene interrotta nel 1912 perché il nostro Olindo Guerrini entra nel mirino di alcuni professori universitari, in particolare della facoltà di giurisprudenza, che prendono un'iniziativa contro di lui. Viene approvato un memoriale il 1 giugno del 1912, che era stato scritto da un giovanissimo professore di filosofia del diritto, aveva 34 anni, Giorgio Del Vecchio, che poi diventò anche rettore più avanti dell'Università di Roma. Questo Giorgio Del Vecchio fa approvare dalla facoltà di giurisprudenza un atto d'accusa pesantissimo nei confronti della conduzione disordinata, dice lui, della biblioteca universitaria. È un documento molto interessante che viene pubblicato appunto nel volume che presentiamo oggi. Vi leggo i passi più importanti, anche se sono cose un po' tecniche da bibliotecario. La facoltà di giurisprudenza, consapevole testimone dei gravi danni che arreca agli studi il cattivo stato della biblioteca universitaria, stima suo preciso dovere di levare ancora una volta la voce a ciò che sia posto finalmente a riparo all'attuale condizione di cose che sempre più sperimentasi intollerabile. E poi elenca gli inconvenienti che sono segnali inequivocabili dell'abbandono nel quale versa la biblioteca, ed elenca cinque cose che sono molto interessanti. Cita come segnali di abbandono l'inaccessibilità del catalogo, cioè il catalogo è sottratto per la sua antiquata struttura alla diretta consultazione degli studiosi, contrariamente a quanto si pratica in tutte le altre biblioteche italiane e straniere. Cosa vuol dire? Vuol dire che il catalogo, che è il famoso catalogo di Andrea Caronti, ugualmente al catalogo Frati e Sorbelli, quello che abbiamo noi qua, era in quel momento a schede sciolte. Quindi il pubblico non poteva accedere direttamente al catalogo, c'era fra il pubblico e il catalogo un bibliotecario che si chiamava indicista e faceva lui la ricerca per il pubblico, quindi inaccessibilità del catalogo. Poi, due, la mancanza di una conveniente sala di consultazione ove siano immediatamente accessibili agli studiosi i libri di uso più frequente per ogni disciplina. Tre, la mancanza di depositi, cioè di sale adatte e sufficienti al collocamento dei nuovi acquisti che per gran parte giacciono alla rinfusa senza essere registrati a catalogo e senza poter essere quindi usufruiti. Poi il fatto che fosse tutto abbastanza sporco e avesse bisogno di restauri, l'incomodità e sordidezza della sala pubblica di lettura e la mancanza di riscaldamento in parti della biblioteca che dovrebbero poter essere frequentate anche nella stagione invernale, e poi l'insufficienza dell'orario di apertura e specialmente la mancanza della lettura serale così utile agli studenti. Era un attacco in piena regola e in effetti fu inevitabile un'ispezione ministeriale velocissima, perché questo memoriale è del 1 giugno e il 3 luglio arriva già qui un rappresentante del ministero in ispezione. Alberto Bacchi della Lega, anzi Lodovico Frati, manda subito un telegramma a Cesenatico, a Olindo Guerrini che era in vacanza, che si precipiti subito a Bologna. Lui viene e poi dopo viene, ma poi dopo si fa convincere da questo ispettore, si chiamava Martini, che poteva rientrare in vacanza a Cesenatico, quindi lui rientra a Cesenatico. L'ispezione invece va avanti per molti giorni, anche per settimane, e alla fine lui viene costretto nell'ottobre, e viene, anche gli amici lo consigliano che è la soluzione migliore, viene costretto ad andare a chiedere un'aspettativa per motivi di salute. Quindi la sua carriera di direttore della biblioteca universitaria finisce nell'ottobre 1912.
Naturalmente, dietro, naturalmente poi il nostro Lindo Guerini attribuisce questa ostilità che aveva nei suoi confronti i componenti della facoltà di giurisprudenza a problemi di rapporti di potere, diciamo così, perché non concedeva prestiti o poneva dei limiti regolamentari per il prestito. Ma comunque le argomentazioni che aveva portato avanti Giorgio Del Vecchio erano argomentazioni che avevano colpito nel segno. E io me ne sono, che abbiamo, intanto sono scritte molto bene queste argomentazioni, e che avessero colpito nel segno ce n'è la prova provata, non tanto alla biblioteca universitaria quanto alla biblioteca dell'Archiginnasio, perché fra la fine del 12 e il 13 Albano Sorbelli, che è il giovane direttore della biblioteca dell'Archiginnasio, praticamente prende questo memoriale di Giorgio Del Vecchio come sua propria Bibbia per quello che lui deve fare alla biblioteca dell'Archiginnasio. Ed ecco spiegato, lo dico ai miei colleghi perché io stesso l'ho capito solo leggendo questo libro dedicato a Olindo Guerini, ed ecco perché noi qui all'Archiginnasio abbiamo fissato le schede mobili del cosiddetto catalogo Frati Sorbelli, fissate con un perno metallico alle cassette, nel 1913. Questa novità, per cui anche il catalogo dell'Archiginnasio diventò liberamente accessibile al pubblico, capitò nel 13, perché nel 12 avevano fatto fuori Olindo Guerini con una di quelle argomentazioni. Poi nella relazione del 1913 il nostro Albano Sorbelli, quando fa la relazione al comune, cita tutte queste cose, ma le cita proprio anche quasi nello stesso elenco del memoriale di Giorgio Del Vecchio. Dice che già da lungo tempo io proposi all'amministrazione comunale alcune riforme e alcune innovazioni che ormai si impongono, cioè l'istituzione di un'adeguata sala di consultazione per i veri studiosi, sala che raccolga le opere di uso più comune di ogni disciplina, la collocazione del riscaldamento a termosifone, perché le stufe costituiscono, nonostante le maggiori cure del personale, un continuo immanente pericolo per la tutela dell'edificio e dei libri. L'edificio ha poi bisogno di riparazioni perché non siano deturpate le pareti degli ampi ed artistici corridoi e delle scale, e perché sia degnamente conservato uno dei più caratteristici monumenti che possegga Bologna, ma soprattutto il catalogo. E infatti quello che vi ho spiegato prima, il catalogo, e lui dice così: c'era un grande inconveniente nella costituzione del nostro catalogo, e cioè che le singole schede contenute entro cassette erano sciolte. Un catalogo in tali condizioni non poteva essere concesso al pubblico senza il continuo pericolo di spostamenti nell'ordine rigoroso delle schede. Dopo maturi studi si ricorse all'espediente di fissare con un pernio le schede alla sicella inferiore di ogni cassetta, pernio che potrà levarsi ogni qualvolta sarà necessario di fare al catalogo le aggiunte. Ecco perché le schede, quando votate nel catalogo Frati Sorbelli, la scrittura spesso ottocentesca, spesso proprio di Luigi Frati, a volte è forata, mancano alcune lettere della scrittura, perché c'è il foro per mettere questo pernio. Guerini, naturalmente, quando interviene qualche anno dopo, l'anno in cui muore, nel 1916, interviene su questa faccenda, cerca di banalizzare, diciamo, l'ostilità che aveva avuto contro di lui la facoltà di giurisprudenza, e infatti scrive in questo volume che era stato pensato per omaggiare Olindo Guerini nei suoi 71 anni, nel 1916, lui ne era a conoscenza, lui stesso scrive per questo libro che è del 1916, ma lui muore prima che il libro venga pubblicato. All'interno di questo libro voi vedete nel frontespizio un disegno di Maiani, che è una penna da scrivere, una penna che si trasforma in una frusta, quasi un emblema araldico per il nostro Guerini. In questo volume lui scrive: «Io non volevo rimanere ozioso quando ero giovane, allora entrai volontario in biblioteca. Allora i professori chiedevano i libri, ora comandano che si portino a casa loro. La colpa di questa rassegnazione che ha tolto alla biblioteca universitaria l'indipendenza sua di fronte all'arroganza dei giurisprudenti è in gran parte mia,
che non me ne guardai e lasciai fare. Ne chiedo perdono, ringraziando gli dèi inferi e superi di non essere più il servo di qualche Herr Professor con gli occhiali d'oro e i piedi fetenti, ed auguro ai miei successori di far meglio di me. Poi nello stesso testo, che è abbastanza, ha delle vene sentimentali, prosegue, dice: io ho vissuto una vita studiosa tra la biblioteca e la casa, badando all'educazione dei figli che mi paiono riusciti bene e distraendomi con lunghe gite in bicicletta, lavoretti di fotografia e curi di una mia villa a Gaibola. Sono nell'anno 71° della mia vita, finora fortunata e tranquilla. Ebbi dalla natura una invidiabile facoltà, quello di essere insensibile alle critiche più acerbe e ingiuriose rivoltemi specialmente dai cattolici che fiutano in me l'odore del liberato. Ed ora la mia vita è finita, quindi calcolando che poi è morto poco tempo dopo, è proprio profetico. In questo stesso volume, quello che vi ho fatto vedere prima, Albano Sorbelli, che era il direttore qui del Cristinasio, pubblicò la bibliografia stecchettiana, cioè è un'impresa difficilissima anche quella, oltre che quella di Giulio Cesare Croce, quella di ricostruire l'elenco degli scritti di un autore come Molino Guerrini. Voi lo vedete, questo è una... è una caricatura sempre di Maiani, questo che vi segnalo è ovviamente Guerrini, questo è Sorbelli, questo è Corrado Ricci, questo è Alberto Bacchi della Lega, sono tutti coloro che hanno scritto dentro il volume. La bibliografia stecchettiana, poi il nostro amico Albano Sorbelli la pubblicò quasi subito sulla bibliofilia, e avendo potuto qualche anno fa aver accesso all'archivio della casa editrice Olsky che pubblicava la bibliografia, ho potuto vedere che Carlo Frati, che era il figlio di Luigi Frati, il fratello di Lodovico Frati, che in quel momento era il redattore capo della bibliofilia, perché Olsky era andato in esilio in Svizzera, perché essendo tedesco c'era la guerra in quel momento, l'Italia aveva dichiarato guerra alla Germania, Carlo Frati cercò di ostacolare la pubblicazione e soprattutto cercò di fare in modo che non fosse accompagnata da illustrazioni, dicendo che alla fin fine erano tutte buffonate, e in effetti erano quelle foto che vi ho fatto vedere prima. E comunque invece Olsky decise di pubblicare la biografia stecchettiana completa e anche corredata di illustrazioni, proprio per l'importanza del nostro. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie naturalmente a Pierangelo Bellettini per questa disamina così acuta e brillante. Però se posso fare una piccolissima coda, approfittando della vostra pazienza, lui ha letto la fine, cioè il memoriale del vecchio, ma io posso leggere una lettera di Olindo, che è l'antefatto, quello che viene prima di quello che tu hai letto, che invece è la fine, o perlomeno l'inizio della fine. Perché nel 1885 un docente della facoltà di giurisprudenza scriveva ad Olindo in questi termini. Abbiate la pazienza, sono 10 righe, ma sono troppo divertenti. Egregio signor bibliotecario, a breve intervallo mi sono pervenuti 2 avvisi pressantissimi perché mi affrettassi a restituire alcune opere che ho preso di me della biblioteca dell'università. Ignoro le ragioni di questa fretta, anzi, più che ignorarle, non le concepisco. Perché il diritto che hanno i professori di servirsi dei libri della biblioteca, scritto con 2 B, deriva dall'atto di fondazione che è affatto privato e non dai regolamenti che il Ministero manda di tratto in tratto agli impiegati della biblioteca, sempre con 2 B. Comprendo che gli impiegati, essendo di nomina governativa, si credono obbligati di esigere da tutti indistintamente l'osservanza dei regolamenti, ma ella comprenderà che i professori giudicano del loro diritto di uso secondo l'atto di fondazione e non secondo i regolamenti ministeriali. Intanto, perché non avvengano dispiacevoli conflitti come in passato fra gli impiegati della biblioteca e i professori, ho scritto al rettore perché per la prossima riunione del corpo accademico questa questione sia messa all'ordine del giorno e definita. Ma finché la questione non sarà definita dal corpo accademico, serverò integro il diritto inerente alla mia qualità di professore dell'università di servirmi dei libri della biblioteca.
come il professore di fisica delle macchine e degli strumenti del suo gabinetto, salvo ben inteso il caso che qualche altro collega domandasse qualcuna delle opere che ho presso di me. Le fo intanto sapere che appena potrò uscire di casa passerò dalla biblioteca per rinnovare le schede. La saluto cordialmente e mi dico di lei devotissimo Luigi Barbera. Questo mi sembrava indispensabile, ecco, è il contraltare di quello che tu hai detto. È l'inizio della guerra, perché è una guerra che dura 30 anni. Bene. Grazie ancora. Sì, devo ribattere. Sì. Il nostro amico Leonardo Quacquarelli è innamorato di Olindo Guerrini, quindi è innamorato, il suo testo, infatti è simpaticamente dalla parte di Olindo Guerrini. Io sospendo il giudizio, io penso che lui fosse un grandissimo lavoratore, nel senso un erudito antico, nel senso amasse, infatti lavorava anche la notte, voleva a tutti i costi mantenere l'abitazione all'interno della biblioteca universitaria per poter studiare anche la notte, ma che fosse stato poco attento, quindi aveva prestato il fianco alle critiche, alle innovazioni che una biblioteca deve venire. Quindi è stato rottamato, il che è normale, dopo 30 anni è normalissimo per tutti. Sicuramente. Bene, e adesso passiamo invece all'altro corno dell'attività di Olindo, cioè il Olindo poeta, Olindo letterato, e ce ne parla, come sa fare, Marco Antonio Bazzocchi. Dunque, Piero Bellettini ha giustamente visto nel volume quello che, diciamo così, è un se stesso proiettato molto indietro, o perlomeno un se stesso che si proietta in avventure di tardo, o in avventure di biblioteche di fine Ottocento. Ho letto il volume che presentiamo cercando a modo mio appunto un altro tipo di problema, che è un problema che in realtà Bellettini ha già esplicitato quando ha ripercorso le definizioni che sono state date dagli studiosi di questo volume intorno alla personalità di Olindo Guerrini. Dunque, ci sono alcune cose che dico, anche se naturalmente coloro che hanno lavorato al volume le conoscono molto meglio di me, le dico appunto perché siamo di fronte a un pubblico. La prima cosa è questa, che questi due volumi, in particolare questo secondo, secondo me, mettono in luce un fatto dal punto di vista storiografico molto interessante, cioè che quell'atmosfera, fra virgolette, carducciana, della Bologna carducciana degli ultimi decenni dell'Ottocento va rivista, qui in parte già rivista, proprio perché ci sono alcune figure, le due che a me interessano molto e che interessano in parte anche coloro che hanno lavorato a questo volume, cioè Corrado Ricci e appunto Olindo Guerrini, ci costringono a rifare dei conti. Di rifare dei conti sul modo in cui appunto possiamo ripescare quegli ultimi 30 anni più o meno dell'Ottocento. Piero prima ha nominato una data, 1912, che anche secondo me è una data di passaggio, non per la ragione che ha detto lui, perché il 1912 è l'anno in cui in pratica la Goliardia bolognese accoglie su uno dei suoi fogli, cioè su una delle sue pubblicazioni, un testo di Dino Campana, ed è anche l'anno in cui viene fatta per la prima volta la festa del Fittone. Ora, quello è un anno di discrimine, soprattutto se guardato dal punto di vista della goliardia, cioè di un fenomeno culturale molto interessante, che non ha niente a che fare con quello che noi oggi intendiamo con goliardia, naturalmente, che è un fenomeno culturale dove nel secondo Ottocento ci sono fermenti talmente forti da produrre poi fenomeni come quelli di cui stiamo parlando. Quindi la prima cosa sarebbe una questione di storiografia proprio, cioè rivedere bene con attenzione sulla luce di questi scavi tutto questo. Non a caso appunto farò riferimento anche successivamente a questo, il saggio di Andrea Battistini scava in quelle riviste importantissime, I Calscusa è permesso, nella figura di Fiacchi e nel rapporto appunto tra Fiacchi e Guerrini.
c'è una specie di passaggio di testimone, diciamo così. La seconda cosa è che Guerrini, l'avete già sentito, avete visto anche le fotografie, Guerrini è un personaggio in un certo che per tutta la vita in un certo senso ha giocato a non farsi identificare. Cioè il gioco della vita di Guerrini è una volontà di non identificazione ed è il contrario di quella che fanno di solito gli scrittori della sua epoca, perché gli scrittori della sua epoca tendono invece a una volontà di identificazione stilistica, di identificazione di atteggiamenti, di posture, di proclami, di intenzioni, no? Oppure se volete di poetiche. Guerrini non fa tutto questo e in questo è molto più vicino, credo che questa sia anche la ragione di questo ritorno di fiamma, di questa appunto primavera nuova, è molto più vicino a delle intenzioni novecentesche, cioè l'idea di scrivere falsi o di praticare un'arte allusiva o di utilizzare frammenti del passato per costruire una specie di puzzle nuovo, beh, tutto questo chiaramente è sempre stato praticato, però è più vicino agli scrittori del Novecento di quanto sia a quelli dell'Ottocento. E in questo c'è una questione culturale molto seria che Bellettini ha sfiorato quando ha utilizzato quella frase dove Guerrini dice «ogni uomo ha il suo dada», che poi è il termine che verrà usato naturalmente dagli avanguardisti in Svizzera per il movimento Dada. Dada è un termine che viene da un famoso romanzo del Settecento, che è il romanzo di Stern, La vita e le opinioni di Tristram Shandy, che crea nel Settecento e poi con una specie di filone nascosto che percorre l'Ottocento e sfocia nel Novecento, crea un modo nuovo di intendere diciamo la narrazione, un modo assolutamente nuovo, fuori dalle regole. Stern arriva a Joyce, tanto per farvi intendere, quindi è un modo che porterà poi a delle cose assolutamente vicine a quella che noi intendiamo la modernità. Quando Guerrini parla di Dada, ha letto, vuol dire che ha letto Stern, perché appunto ci sono nel romanzo di Stern considerazioni famosissime e divertentissime sul Dada, così come, e lo dimostra proprio il direttore della rivista, cioè il collega Leonardo Quacquarelli, così come ha letto con attenzione Swift. E se noi mettiamo insieme Swift e Stern, vediamo che si crea una linea assolutamente eteronoma rispetto a una tradizione classicista, che sarebbe quella appunto che identifichiamo in Carducci. Ma forse dobbiamo anche rivedere quel termine di classicismo, se è vero che nella Bologna appunto del 1870, 80, 90 fermentavano queste cose. Cioè bisogna anche rivedere questo. E questo fa appunto di Guerrini una specie di, come dire, di parafulmine che concentra su di sé delle strane energie molto interessanti dal punto di vista anche del panorama europeo, ma le porta dentro a un clima che è un clima di una Bologna ancora piccola, ancora molto, molto chiusa dentro le mura, di una Bologna appunto dove il rapporto tra popolani e borghesia è un rapporto ancora molto stretto, dove si usano appunto pubblicazioni effimere per fare considerazioni di tipo politico, per fare satira, per prendere delle posizioni anche a livello appunto non solo locale ma nazionale. Quindi tutto questo è portato dentro a una città che ancora è, diciamo così, non è ancora esplosa, ma che è lì per farlo, dal punto di vista appunto anche dell'allargamento delle sue potenzialità culturali. Dentro questo volume c'è una ricognizione fatta da Elide Casali intorno a una edizione dei sonetti romagnoli sulla quale ha lavorato Piero Camporesi, e con molta precisione e seguendo con molta attenzione il lavoro di Camporesi, Elide Casali ricostruisce un po' i testi di Guerrini che potevano aver attirato un personaggio, anche lui fuori dalla norma. Del resto voi lo sapete che c'è una differenza
tra romagnoli ed emiliani sta proprio in questo discrimine del superare, diciamo così, da una, superare in maniera un po' bizzarra le regole da parte appunto dei romagnoli, e invece magari di rispettarle con più parsimonia o con più attenzione da parte degli emiliani. Allora, Camporesi che cosa aveva annusato in questi sonetti, che poi sono sonetti romagnoli e quindi fanno parte anche di un discorso intorno al dialetto? Beh, leggo appunto questo piccolo passaggio dove Elide dice: il professore forlivese, cioè Camporesi, si era fermato sul bifrontismo di Guerrini, piccolo Giano di provincia. Camporesi usa questo riferimento mitologico a quella, appunto, a quella figura dal doppio volto, no? Sarebbe un doppio volto che guarda da una parte al passato e dall'altra al futuro, quella di Giano, non a caso appunto Janus, cioè divinità che sta sulle porte, che sta sui limitari. In realtà sì, è Giano bifronte, ma è un Giano bifronte che tende a essere un proteo. Perché? Perché Guerrini è, che io sappia, il più importante scrittore della nostra tradizione che pratica non semplicemente la mascheratura, cioè che pratica questa strana forma non semplicemente di travestitismo o di mascheratura, ma pratica un'operazione molto più complicata, che tutti gli autori del volume in modo diverso ricordano, che sta tra due termini, che è quello dello pseudonimo e dell'eteronimo. Ora, anche qui mi piacerebbe molto appunto fare una considerazione per mettere ordine. Prendo l'inizio del saggio di Riccardo Salamone, che enumera una serie di nomi che sarebbero i nomi che Guerrini ha utilizzato nella sua carriera, i nomi più famosi o meno famosi che Guerrini ha utilizzato nella sua carriera. Perché il problema dell'identità di Guerrini è questo: non che semplicemente ha firmato con degli pseudonimi, perché tutti gli scrittori l'hanno fatto, molti scrittori l'hanno fatto, anche Pascoli, quando scriveva sulle riviste bolognesi, si firmava con degli pseudonimi, lo pseudonimo Dioneo, per esempio, che prendeva dal Boccaccio quando scriveva delle cose che secondo lui appunto erano allusivamente erotiche, no? Campana stesso, quando pubblica sulla rivista dei Goliardi, alludendo appunto al suo nome, si firma Din Don Dan. Quindi voglio dire, non è questo il problema, ma il problema è che tu fai dello pseudonimo un eteronimo, cioè quello pseudonimo ti serve a creare un personaggio che ha una sua storia personale, diciamo un personaggio portatore di una sua storia che è completamente diversa da quella dell'autore stesso, dell'autore in carne ed ossa. Allora, quali sono gli eteronimi che appunto Salamone elenca? Naturalmente Lorenzo Stecchetti, che è quello che tutti conosciamo, Mercuzio, che viene da Shakespeare e poi viene utilizzato su un quotidiano bolognese, Marco Balossardi, che è un eteronimo particolare perché comprende due personaggi, cioè comprende Olindo Guerrini e Corrado Ricci, cioè che insieme scrivono appunto uno strano poema che si chiama Giobbe, su cui poi tornerò. E poi ce ne sono degli altri, Beppi appunto l'avete visto, e poi Giovanni D'Areni, e poi ce n'è uno incredibile. Perché incredibile? Perché io mi ricordo che avevo 15 o 16 anni quando per la prima volta ho sentito Paolo Poli che recitava alcune di queste poesie. Però io non avevo pensato al fatto che appunto era un signore della Bologna del secondo Ottocento che si era inventato la personalità di una donna, e di una donna, diciamo, di gusti sessuali molto espliciti, una donna del popolo con desideri sessuali molto espliciti, appunto Argia Sbolenfi, che è quella appunto su cui si ferma il saggio di Battistini. Allora, voi capite che qui siamo in una dimensione abbastanza particolare,
perché, ripeto, non si tratta semplicemente di firmare nascondendosi sotto un nome degli scritti che poi in parte finiranno dimenticati e in parte invece verranno raccolti e messi insieme in raccolte ben strutturate, raccolte poetiche ben strutturate, dotate di caratteristiche stilistiche diverse l'una dall'altra e di caratteristiche metriche diverse l'una dall'altra, perché ognuno di questi libri, appunto, cioè il canzoniere di Lorenzo Stecchetti, postuma, è un canzoniere che è completamente diverso dal canzoniere appunto di Ergia Sbolenfi. Poi è chiaro che andando a vedere in filigrana si possono trovare delle consonanze, si possono trovare delle continuità espressive, però il fatto è che lui si è concepito con due personalità diverse. Ecco, con due personalità diverse. Allora, la cosa che appunto dentro al volume mi ha attirato molto è questo gioco. Da dove ha origine questo gioco? Questo non è facile, perché è chiaro, anche questo è un nome che circola in molti saggi, è chiaro che c'è quello che potremmo chiamare il gusto, diciamo, satanico, irregolare, che in Carducci poteva esserci, perché l'Inno a Satana l'ha scritto Carducci, però l'Inno a Satana di Carducci è una cosa completamente diversa da tutto questo. Cioè ci può essere questo gusto appunto un po' particolare che porta fuori dalle norme, che porta appunto contro una certa immagine di romanticismo ormai stereotipo, perché siamo appunto a fine Ottocento, che porta anche a quella specie di ghigno un po' cinico, un po' beffardo, che circola appunto qua nella scuola carducciana. Pensate la differenza della coppia, cioè da una parte la coppia appunto Corrado Ricci, Olindo Guerrini, dall'altra la coppia Pascoli-Ferrari, no? Sono proprio sembrano due metà di una stessa, come dire, di una stessa unità che potrebbe essere Carducci, ma due metà che poi prendono due strade completamente diverse, perché è vero che anche Pascoli e Ferrari si inventano per esempio il mito di Biancofiore, cioè il mito di una fanciulla che rappresenta la poesia, la purezza, l'amore, anche la sensualità, e che viene dal poema cavalleresco. Però tutto questo non ha niente a che fare con Ergia Sbolenfi. Ergia Sbolenfi è proprio il rovesciamento comico, popolaresco di tutto quello. Quindi è come se da Carducci appunto uscissero improvvisamente questi due strani filoni importantissimi per noi, che portano che vanno in direzioni diverse. Però noi non riusciamo a spiegarci il perché appunto Guerrini è stato così capace di giocare con le maschere e con le identità. Allora, dentro a questo volume c'è appunto, ci sono una serie di interventi, alcuni li ha già toccati Piero, per esempio ce n'è uno di Saverio Vita, che è uno studioso giovane che sta appunto proseguendo, da quel che so, in questa direzione, che ha cercato di ricostruire appunto che cosa c'è dietro al nome Marco Balossardi, cioè appunto l'eteronimo che nasconde la coppia Guerrini-Ricci e che scrive un poema satirico dal titolo Giobbe, che non è semplicemente satirico nei confronti di un intellettuale poeta catanese che si chiama Rapisardi, che doveva pubblicare un suo Giobbe e che è stato preceduto e giocato, come dire, in anticipo dai due bolognesi. Non è solo satira verso questo, è una satira verso tutto un mondo intellettuale e verso tutto un insieme di fermenti culturali che non sono facili da ricostruire e che se non ricostruiamo rischiamo appunto di non capirne il significato. Allora, dal saggio appunto di Vita, che è andato a cercare come nelle riviste dell'epoca si crea veramente uno di quei fenomeni che oggi noi chiameremo fenomeni mediatici, per cui si cominciano ad annunciare le cose e si fa in modo che il pubblico dagli annunci lentamente venga attirato poi verso
quello che dovrà avvenire, cioè, quindi è proprio un fenomeno di marketing, di pubblicità molto interessante, che però viene giocato verso il 1881-82. Non c'è solo questo, che appunto Saverio Vitta ricostruisce con molta attenzione, c'è anche un'altra cosa, cioè che Guerrini riesce dentro a questo poema a parlare di quel se stesso che un po' di anni prima appunto si chiamava Stecchetti e che era caratterizzato già da tutto un insieme di elementi stilistici, culturali molto riconoscibili, e riesce in un certo senso a distanziarsi da quello Stecchetti e a infilarlo dentro al suo Giobbe, che lui scrive con un altro nome e con un collaboratore, dicendo appunto: eccoti, o gran Stecchetti, coi bugiardi tuoi vizi, imitazion di imitazione, che devi la tua fama a un falso morto. Non è verismo il tuo, ma vitupero. Tu nelle carni marce e sanguinanti, fingendoti vampiro, affondi l'ugna e ti compiaci dei solinghi amanti descriver tutta la nascosta pugna. Celebrar le baldracche ed i birbanti alla tua sporca musa non ripugna, ed io bestemmi e fai le fiche ai santi pieni di birra e di vin come una spugna. Dunque vedete che c'è un'abilità incredibile e c'è anche un gioco con l'identità molto interessante, perché questi 12 versi che vi ho letto sono la sintesi di quello che poteva essere appunto lo stereotipo che si era creato intorno a Lorenzo Stecchetti e che Guerrini crea appunto per mettere Stecchetti dentro il poema satirico Giobbe, quando lui ha deciso già di cambiare identità o perlomeno di aggiungere un'altra identità. Guardate che questo fenomeno a livello mondiale è stato studiato per un solo scrittore, che è lo scrittore portoghese Pessoa, che aveva fatto qualcosa di molto simile, cioè si era inventato, all'inizio pensavamo che fossero 3-4, poi abbiamo scoperto che sono una decina abbondante di eteronimi, e pubblicava volumi con nomi appunto che corrispondevano a questi eteronimi, e ogni volume aveva un suo stile diverso. C'era, non so, il classicista che scriveva secondo un modello oraziano o che ripescava appunto forme classiche, c'era invece l'avanguardista che scriveva guardando ai futuristi italiani, eccetera eccetera. E quando è venuto fuori un po' il caso Pessoa, è venuto fuori appunto questo tema, tutti si sono scatenati a parlare di gioco con l'identità, eccetera eccetera. Voi sapete che per l'Italia è stato poi Tabucchi che ha importato tutto questo e a sua volta poi ha cominciato a scrivere utilizzando in parte la tecnica appunto dell'eteronimo, anche se si firma sempre Tabucchi, però la utilizza all'interno dei suoi racconti. Quindi è un fenomeno che in realtà solo dagli anni 80 del Novecento noi abbiamo cominciato a apprezzare e appassionarcene. Stecchetti lo aveva fatto 100 anni prima, Guerrini l'aveva fatto 100 anni prima, con secondo me dei risultati. Naturalmente non sto qui a paragonare un personaggio che è stato lanciato a livello planetario come Pessoa a Guerrini, però con dei risultati non certo da trascurare. E non è un caso appunto che sia proprio Battistini a studiare quell'atmosfera che vi dicevo, quell'atmosfera legata alla cultura bolognese di fogli meno conosciuti come Eical Scusa, e a farci vedere come in realtà la regia Sbolenfi, come dire, cresce nel tempo, perché prima la crea Antonio Fiacchi. Fiacchi le dà già alcune caratteristiche, le dà già quelle caratteristiche che Battistini chiama, definisce isterica, desiderosa di indipendenza, svenevole, sognatrice, sentimentale, ma nello stesso tempo affamata di cibo e di sesso, no? Cioè Fiacchi le dà alcune queste caratteristiche. Poi arriva Guerrini, intrattiene con Fiacchi un rapporto dialettico molto segreto,
e lentamente fa crescere Argia Sbolenfi. Ma Argia Sbolenfi cresce come personaggio che viene fuori nella rivista, appunto, nella rivista È Permesso. Ma non è che cresce come personaggio semplicemente. A un certo punto Argia Sbolenfi diventa l'autrice, appunto, del libro che si chiama Rime di Argia Sbolenfi, e quindi diventa, da personaggio, diventa autrice. E questa è la cosa interessante. E Battistini, con molta finezza e molta ironia, ci fa vedere come Guerrini abbia giocato tra tutta una serie di caratteristiche tardo-romantiche che potrebbero, appunto, rientrare dentro al volume firmato col nome di Stecchetti, che improvvisamente proprio si ribaltano e diventano invece qualche cosa di diverso. Tanto è vero che, stando a quello che dice Battistini, così come stando a quello che dice Saverio Vita, così come stando a quello che dicono altri studiosi, fra cui anche Quacquarelli, io credo che oggi, per recuperare realmente il senso delle poesie, per esempio delle rime di Argia Sbolenfi, sia impossibile non pubblicarle insieme ai pezzi giornalistici di È Permesso, dentro i quali, appunto, comincia questa operazione di crescita di una donna che a un certo punto diventa una poetessa con delle sue caratteristiche, no? Perché, fra l'altro, cosa che può sembrare strana, molte raccolte di Guerrini sono online su quel sito che si chiama Wikisource, sono online, però probabilmente con 1000 errori a testo, ma perlomeno sono comode da consultare velocemente, però senza questi apparati che, appunto, ci consentono di capire qual è il senso dell'operazione, che è un'operazione talmente complessa che, appunto, a un certo punto Battistini chiama ménage à trois, perché a un certo punto, oltre a Fiacchi e a Guerrini, entra dentro un altro personaggio che si chiama Padovani, e le cose si complicano ancora di più. Dunque, capite che mettere le mani su Guerrini in questo modo significa rivedere molte cose che ci sembravano, molti discorsi che magari ci sembravano anche un po' polverosi legati a quest'ultima stagione della cultura ottocentesca. Significa rivedere i rapporti con anche un panorama nazionale, non a caso, appunto, una corposa sezione curata da colui che per ora è stato lo studioso più attento di Guerrini, che è un collega milanese che si chiama Mauro Novelli, non a caso, appunto, è dedicata all'edizione di un epistolario, appunto, legato a una rivista importantissima che è la Cronaca Bizantina, una rivista romana con tutto un giro di rapporti che implica anche D'Annunzio, eccetera, eccetera. Quindi questa è un'operazione che ci consente. Poi, a questa operazione, probabilmente con attenzione e con studi che forse potrebbero anche utilizzare strumenti non solo filologici, si potrebbe arrivare anche a cercare di capire cosa succede dentro, appunto, la mente di questo signore che, da una parte, era così attento a lavorare dentro la sua biblioteca per 30 anni, difendendo certe posizioni, magari anche contro le ingerenze delle leggi dello Stato, e dall'altra poi invece faceva saltare il banco della poesia, si può dire in modo dilettantesco, ma io non so in modo dilettantesco, perché poi io faccio fatica a distinguere tra quello che può essere dilettantismo e quello che non lo è, quando si hanno personaggi come questi che hanno comunque un'abilità metrica, linguistica, espressiva, che è incredibile e che quindi consente loro di fare tutta questa operazione. E dove porta, appunto, quella bellissima creazione, quella forse, se volete, più eversiva, più fuori dalle norme, più incredibile, che è quella di fingere di diventare, appunto, una poeta donna, porta, appunto, come vi dicevo, alle rime di Argia Sbolenfi, dalle quali, visto che, appunto, uno dei temi affrontati del primo volume di questo dittico della rivista Antichi e Moderni,
vedete che io dico moderni, perché ormai ho l'accento non più romagnolo, il romagnolo dovrebbe dire moderni, dovrebbe dire, porta appunto a, nel primo di questi volumi si parlava molto di cibo, si parlava. E allora volevo leggervi, per chiudere anche in maniera magari divertente, volevo leggervi un testo che molti di voi conoscono, è breve, quindi non vi porto via se non qualche minuto, che è il testo, appunto, uno dei testi più divertenti di Argia Sbolenfi, che non è l'Ode al Pitale, che avevo ascoltato quando ero ragazzino, recitata da un incomparabile Paolo Poli, ma è l'Inno al Salame, che vi farà capire appunto come tutte queste caratteristiche di Argia diventano a un certo punto molto evidenti quando Argia scrive poesie. O progenie divina, ed ogni ben cagione figlio di Salamina e del re Salomone. O della fama infame trionfator Salame, balzi or l'agile strofa innanzi a te. A te, forte e gentile onor del genio umano e del mondo civile consolator sovrano, nelle cui forme dorme una possanza enorme che squarcia i monti e sfonda il trono ai re. Fatto con diligenza, o montanaro o fino, con l'ova sode o senza, sempre tu sei divino. E t'amo, e ognor ti bramo, e nume mio ti chiamo, e tua mi giuro e ti consacro il cor. Oh, quante volte, o quante, nei sogni miei ti vedo, e vinta e palpitante stringerti al cor mi credo. Ed esta la mia mesta sorte m'appar funesta, poiché tu manchi al mio focoso amor. E pur la rabbia ostile disonorarti brama, e dell'onagro vile, vile figliuol ti chiama. Ma tu sorridi e gridi, tornate ai vostri lidi, e cessate di infrangermi calzon. Deh, se nei dì sereni io mi sperai tua sposa, tra le mie braccia vieni, sovra il mio sen riposa. Orgoglio mio ti voglio, far coi miei baci il soglio, lo scettro, la corona e il padiglion. Grazie. Beh, bellissimo, veramente. Lasciatemi riprendere un po', perché è stato veramente un colpo finale, quello di Marco Bazzocchi, che ringraziamo naturalmente. Bene, io penso che a questo punto ci sia ancora qualche minuto per cedere la parola invece alla curatrice di questo secondo fascicolo, che anche lei è una rinascimentalista e quindi anche lei dovrà giustificarsi. Prego, Lisa Curti. Grazie a tutti intanto per essere qui con noi, grazie ai relatori che hanno davvero detto tutto, quindi in realtà io posso più che altro giustificare il mio essere una rinascimentalista e curatrice di questo volume, ma già Leonardo ha in qualche modo un'excusatio non petita spiegato un po' la nascita di Antichi e Moderni. Io non sono romagnola, e in più, ecco, una cosa che si può aggiungere rispetto a questo personaggio proteiforme e poliedrico è, oltre a bibliotecario, oltre a poeta, è anche un appassionato, erudito e cultore e scopritore di un certo tipo di rinascimento. Guarda, ti faccio un giochino anch'io, visto che Marco ha parlato di travestimenti, di eteronimi, di altre identità. Guarda, Antichi e Moderni ha questa bella copertina, sulla coperta verdina, ma sotto è Schede Umanistiche. Quindi vedi, anche la nostra rivista l'abbiamo fatta apposta, perché anche questo è l'ultimo travestimento di Olindo Guerrini. In una riproduzione tra vita e letteratura.
Appunto, io mi sono occupata di Guerrino, ho avuto l'onore e l'onere della curatela, ma il mio approccio a Guerrini è un approccio più di tipo filologico e mi sono occupata di un Guerrini dantista, di un dantismo forse oggi che ci appare, se non datato, molto calato in una precisa temperie culturale, di un Dante poeta della patria, padre della patria, quindi un dantismo tutto in salsa romagnola che va a riscoprire il poeta del territorio e che si fa in qualche modo anche imitatore, quello che diceva molto meglio di me Bazzocchi su un altro piano. In realtà Guerrini lo applica anche laddove si fa cultore di antiche cronache medievali e imita nel suo scrivere, da non più da poeta ma da critico, proprio il dettato medievale in una sorta di mimesi rispetto all'oggetto, che sia un oggetto di studio piuttosto che invece poetico. È stato detto tutto, quindi direi che l'unica cosa che mi rimane da fare con vero piacere sono i ringraziamenti, i primi non di prammatica ma davvero sentiti, se mi permettete affettuosi, sono alle eredi, alle signore Foresti Forti, qui c'è la signora Liliana che ci ha supportato e sopportato perché è stata un'ospite straordinaria, una non solo grazie a loro è stato possibile realizzare questo volume, grazie alla loro disponibilità, al loro impegno concreto, fattivo. Ci siamo ritrovati in una lunghissima mattinata, io, lei e l'altro nume un po' di questa operazione che purtroppo oggi non è potuta essere con noi, che è la professoressa Luisa Vellini, che è stata un po' la mente di questa operazione del laboratorio Guerrini e che vi porta i suoi saluti. Le signore Foresti Forti non sono semplicemente le eredi, le sostenitrici del progetto, ma fanno parte a pieno titolo della nostra squadra di lavoro con davvero un impegno, una tenacia e un entusiasmo, ci accompagnano e ci aiutano in molte cose. Grazie ai relatori che sono stati bravissimi a rendere un po' la complessità anche di questo volume, le tante voci, i tanti approcci ne sono contenuti, e anche ai molti degli autori che sono presenti qui con noi. Quindi direi che è tutto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Questo è niente. Ah.